Anconova Marmi contro Città Futura Montecchio. Questo è un posticipo della decima giornata di Serie C2. Ovviamente parliamo del girone A. Le nostre telecamere sono al campo federale di Via Schiavoni, ovviamente impianto del capoluogo della regione, quindi siamo ad Ancona per la sfida fra un Anconova Marmi che prima di questo match naviga a metà classifica, tre punti più avanti del Città Futura Montecchio, 16 punti contro 13, un torneo molto equilibrato nella zona centrale del girone fra la quintultima e la terza posizione, dopo 10 giornate ci sono 12 punti, insomma non tantissimi. Prova a lungo al vertice la Fuzzalfano e mettere in coda un po' attardata la formazione del Castelvecchio Monteporzio, sconfitta anche nel weekend precedente dalla San Giuseppe Iesi. Per l'Anconova Marmi, che vedete inquadrata adesso in maglia rossa, pantaloncini e calzettoni neri, questa è una chance da provare a sfruttare per decollare verso la zona playoff, distante appunto due lunghezze prima di questo incontro. In caso di successo sarebbe accesso fra le prime cinque posizioni. Per il Città Futura Montecchio la necessità di scappare invece dalla zona arancione, quella che contraddistingue i playout del girone. 13 punti assieme alla Chiaravalle prima di questo incontro appunto, e quindi sest'ultima posizione a pari merito. Andiamo con la presentazione delle due squadre, leggendole distinte. Città Futura Montecchio che si presenta con il numero 23 Pomiglio, numero 2 Miccio, numero 3 Tiberi, numero 4 Magnoni, numero 5 Capitano Berti, numero 6 Brancorzini, numero 7 Temperini, numero 8 Isa, numero 9 Clerici, numero 12 Gabbani e numero 14 Filippini. L'allenatore è Andrea Carnaroli, in panchina assieme a lui Federico Ghiselli. Risponde l'Anconova Marmi con il numero 1 Fiordelmondo, numero 2 Micucci, numero 3 Pier Mattei, numero 4 Gioia, numero 5 il capitano Carmine Cacchione, numero 6 Giovanni Campofredano, numero 7 Dubini, numero 8 Altieri, numero 9 Forlì, numero 10 Lombardi, numero 11 Guido Campofredano e numero 12 Andrea Marconi. In panchina il tecnico è Carmine Argenziano, assieme a lui il dirigente Sergio Massi. Partita iniziata con il Città Futura Montecchio che schiera la sua maglia abituale, quindi quella bianco-celeste, pantaloncini e calzettoni bianchi. In avanti l'Anconova Marmi, palla sulla corsia di sinistra, pallone che torna indietro per Giovanni Campofredano, uno dei due gemelli. Ora il pallone gestito da Alex Altieri, giro palla. Ora la squadra di Carmine Argenziano che mantiene il possesso, poi Cacchione si va sulla destra, non ci sono varchi, prova Altieri a stanare la difesa del Città Futura Montecchio, non ci riesce, prolungato possesso palla per l'Anconova Marmi. Si gioca a due tocchi, poi prova l'allungo. Guido Campofredano, sbagliato il controllo e allora pallone in fallo laterale. Dodici reti messe a segno dal numero 11 Guido Campofredano, classe 1989, vice capocannoniere alle spalle di Giommi, giocatore dell'Athletic Cagli. Poi al terzo posto Stefano Agnesi del Chiaravalle. Se per Giommi e Agnesi le primissime posizioni nella graduatoria dei Bomber non è una novità, per Campofredo, un giocatore molto dinamico, sì, bravo anche in zona gol, ma un tuttofare. Sicuramente il vertice della classifica fra i cannonieri è una piacevole sorpresa. Ben 12 gol realizzati dal giocatore che vedete in campo con la maglia numero 11. Di nuovo Anconova Marmi. Non trova il varco buono, allora prosegue nel suo palleggio. Partita tutt'altro che spettacolare fino a questo momento, con l'Ancon che non rischia nulla in fase di possesso e il Città Futura Montecchio che non si scopre e non lascia alcun varco per la formazione avversaria. Adesso attacca il Città Futura Montecchio, verticalizza la prima occasione da gol per Federico Berti, il suo piattone al limite dell'area termina fuori da ottima posizione. E allora, dopo tanto difendersi, la squadra di mister Carnaroli produce il
primo attacco ed è anche il primo vero attacco della partita, pericoloso il capitano Federico Berti, classe 1982, gruppo giovane, abbastanza giovane, quello del Città Futura Montecchio. Ci sono Magnoni e Miccio che sono classe 89, poi c'è Matteo Tiberi classe 91, così come Andrea Filippini. Poi c'è l'esperienza invece di Clerici, Temperini e Pomiglio. Dar man forte a questi ragazzi più giovani. Città Futura Montecchio che attacca con Branco Orsini che scarica la palla all'indietro verso Berti che riceve nuovamente, ancora lui che prova ad essere servito, lascia scorrere, cade a terra, poi riceve il pallone sul petto, lo controlla con una mano secondo il direttore di gara. Allora c'è il calcio di punizione per l'Anco Nova Marmi, 0-0 il risultato. Un'occasione sul taccuino per il Città Futura Montecchio che ora perde palla, allora prova ad approfittarne il quintetto di casa, non ci riesce, ripartenza bianco celeste sulla destra, viene fermato Branco Orsini, poi frena la sua corsa Altieri e ragiona il quintetto dorico con il pallone calciato poi forte dalla corsia di destra. Cavano i giocatori in maglia rossa di assecondare il taglio di Alex Altieri, classe 1987, 25 anni compiuti nell'agosto scorso. Pallone raccolto dall'estremo difensore della formazione pesarese. Qua spazza tutto Cacchione, si ricomincia dalle retrovie del quintetto ospite. Ancora Berti, poi palla sulla sinistra, l'imbucata di Branco Orsini nel nulla, lascia scorrere allora Luca Fiordelmondo, il più esperto, diciamo così, in campo, classe 1971, 41 anni per Luca Fiordelmondo, vice capitano dell'Anco Nova Marmi. Lui che difende i pali dell'Anco Nova Marmi. Attenzione al contropiede, il guizzo da parte di Guido Campofredano, l'uscita da parte del portiere che è il numero 12 Gianfranco Gabbani. È un fallo con Campofredano lanciato in porta, allora quasi inevitabile il cartellino rosso per il guardiano della porta della Città Futura Montecchio, Gianfranco Gabbani, classe 1986, espulso. Entra in campo fra i pali Massimo Pomiglio, ma soprattutto resta in inferiorità numerica la formazione ospite. Vediamo se riesce ad approfittarne l'Anco Nova Marmi su questo campo molto grande, il più ampio della regione, 41 metri per 21, dimensioni massime consentite praticamente dal regolamento giù di lì. E allora ci possono essere molti spazi per colpire, soprattutto in superiorità numerica. Giro palla dell'Anco Nova Marmi, si gioca nuovamente a due tocchi. Giovanni Campofredano, poi Cacchione, ancora il numero 6. Palla lungolinea, calcia forte dentro Guido Campofredano, ma c'è l'intervento da parte di Massimo Pomiglio. E allora resta in zona d'attacco l'Anco Nova Marmi, che però non riesce a trovare al momento varchi ottimali per calciare. Prolungato possesso, palla nuovamente dentro, ancora Pomiglio reattivo a respingere il pallone scagliato dalla destra. Cacchione, Altieri, ancora Cacchione, poi ci prova Guido Campofredano a tirare rimessa laterale, affretta i tempi della battuta per non sprecare questi secondi con un uomo in più. Ancora Cacchione, può calciare, invece preferisce scaricare in orizzontale. È un attacco monocorda quello dell'Anco Nova Marmi che cerca il secondo palo, poi appena la difesa avversaria concede qualche centimetro come in questo caso, ma Guido Campofredano non riesce nemmeno in questo caso a castigare gli avversari. Poi il pallone calciato forte dalla linea che delimita il fondo campo, tiene un altro calcio d'angolo l'Anco Nova Marmi, ancora in avanti il tiro dalla distanza ribattuto, allora può provare la ripartenza il Città Futura Montecchio che però in inferiorità non riesce a gestire al meglio il pallone. Palla scaricata in fallo laterale, mantiene il possesso ora il Città Futura Montecchio, tornato ovviamente ad attaccare con quattro giocatori di movimento. Parità numerica ristabilita, ricordiamo espulso il portiere Gianfranco Gabbani,
si è letteralmente sacrificato per la squadra, si è beccato il rosso, ma ha negato un gol quasi fatto all'Ancon Nova Marmi, che ora riparte con Fior del Mondo che imbecca Giovanni Campofredano, palla sulla destra per il gemello, il sinistro da parte di Guido Campofredano, che è rientrato proprio sul piede mancino, ha provato la conclusione raso terra ma non ha trovato la porta per questione di centimetri. Buon attacco, buona chance per l'Ancon Nova Marmi, resiste però il punteggio di parità 0-0. Ancora Guido Campofredano con l'esterno destro a imbeccare Altieri, danza sulla palla, ricomincia da Carmine Cacchione, è lui il regista della formazione anconetana. Poi Guido Campofredano, un dribbling anche con un pizzico di fortuna, mette il pallone dentro, grande scivolata da parte di Federico Berti, provvidenziale il suo intervento con Pumilio, che era praticamente caduto a terra sulla finta dell'avversario. Ha rimediato il capitano del Città Futura Montecchio, che soffre ancora gli attacchi della formazione dorica. Palla spazzata in fallo laterale. Andiamo avanti con la sintesi, siamo sulla rimessa laterale in zona d'attacco per il Città Futura Montecchio. Berti si fa incontro il numero 9, si tratta di Fernando Carlos Clerici. Poi il pallone gestito da Pesmi Risa, palla alta, il triangolo, grande azione del Città Futura Montecchio, finalizzata da Pesmi Risa, vedete il primo piano per lui che va a concludere la rete in maniera vincente e quindi firma la rete dell'1-0, vedete la sua scodellata a imbeccare in avanti il compagno, si tratta del numero 9 Clerici, pallone di ritorno con il tacco pregevole. Assist a chiusura del triangolo da parte di Clerici. Isa non si fa pregare e conclude a rete firmando il 2-0, l'1-0, il vantaggio del Città Futura Montecchio. Davvero un'ottima azione da parte del quintetto di Andrea Carnaroli, che ora ha campo aperto per ripartire in contropiede. Berti temporeggia forse troppo prima di calciare e allora l'Ancon Nova Marmi può rimediare, prova a correre veloce Guido Campofredano, viene fermato però da Pomilio, e allora di nuovo il quintetto ospite che attacca sulla destra con Clerici, le sue finte, cerca un varco, riesce a calciare in maniera potente, però c'è la risposta da parte di Fior del Mondo. Vedete che Argenziano ad ampi gesti invocava il time out che c'è stato. Nel frattempo è entrato anche in campo Danilo Micucci, maglia numero 2 per il giocatore classe 1982, ex Tenax Castelbellino. Ex Chevrolet, insomma, girato per molte squadre. Danilo Micucci oggi indossa la maglia dell'Ancon Nova Marmi, mette la sua esperienza a disposizione di Carmine Argenziano. Vuole un po' di tempo per recuperare il pallone, eccolo qua Danilo Micucci che imposta, centrale difensivo, l'appoggio per Guardo Forlì, poi il pallone in avanti, torna nelle retrovie, Micucci si riprende la sfera, alza la testa, appoggia sulla destra per Campofredano, di nuovo la sfera che torna indietro, partita non spettacolare, tutt'altro, risultato favorevole al Città Futura Montecchio, 1-0, decide al momento Isa con il gol che avete visto qualche istante fa. Ci avviciniamo all'intervallo, sta per concludersi il primo tempo con Città Futura Montecchio che guadagna la metà campo avversaria con Matteo Tiberi, classe 91. Movimento, palla gestita dal quintetto di Andrea Carnaroli, molta calma, ora Miccio, maglia numero 2, cerca l'imbucata per Tiberi, ancora un'imprecisione però, è palla che scivola quindi oltre la linea di fondo campo,
Siamo veramente alle battute conclusive del primo tempo, arriva infatti il duplice fischio e allora squadra a riposo sul punteggio di 1-0 per il Città Futura Montecchio, fin qui decisivo il gol di Isa Besmir, a conclusione di un'ottima ripartenza della formazione di mister Carnaroli. Via al secondo tempo con il Città Futura Montecchio che produce il primo attacco, la prima sortita offensiva, palla spedita da Magnoni verso il centro della difesa, poi pallone in avanti, toccato in fallo laterale da Lanco Nova Marmi che poi recupera il pallone. Allora seguiamo questa azione con Cacchione che imposta il suggerimento per Giovanni Campofredano, poi lo scarico per Gabriele Dubini. Si va al centro e poi a sinistra, ancora la formazione di casa che prova a stanare la retroguardia del Città Futura Montecchio, praticamente perfetta fino a questo momento. Si va sulla fascia destra, pallone interessante sul secondo palo. Cosa si è mangiato qua Gabriele Dubini sulla ribattuta di Pomiglio? Pallone forte calciato dalla destra, Pomiglio ha ribattuto praticamente sui piedi del numero 7 in maglia rossa, quest'ultimo però non è riuscito nel tap-in efficace, palla clamorosamente fuori, solo sfiorato l'1-1 da parte del quintetto di Carmine Argenziano. Allora, recuperata l'Anco Nova Marmi, ancora uno scambio impreciso, un triangolo sbagliato, si arrabbia un po' il tecnico del Città Futura Montecchio, Andrea Carnaroli, che in panchina ha rimproverato i suoi ragazzi, si è alzato in piedi evidentemente non contento di come avevano coperto nella circostanza precedente l'attacco dell'Anco Nova Marmi i suoi giocatori che ora impostano. Poi c'è il tiro dalla distanza, ribattuto col piede destro a fior del mondo, era un buon tentativo quello del Città Futura Montecchio, palla però ribattuta, ancora Città Futura Montecchio, non c'è pressing, non c'è pressione da parte dell'Anco Nova Marmi, vedete chiusa all'interno dei suoi 15 metri, aperti per Magnoni, ancora la formazione bianco-celeste, Isa per Berti, si torna da Magnoni, gran giocata con il tacco per Isa che ora va a sfidare uno contro uno il suo avversario. Cacchione con un po' di mestiere riesce a fermare il centrale avanti del Città Futura Montecchio, poi palla riguadagnata da fior del mondo, ha rischiato qua l'Anco Nova Marmi, ma bravo e anche astuto Cacchione, è riuscito a fermare il giocatore maglia numero 8 che poi suggerisce sulla destra per secondare l'inserimento di Branco Orsini. Palla deviata in fallo laterale, rischia ovviamente in contropiede un po' l'Anco Nova Marmi che man mano deve per forza di cose sbilanciarsi in avanti a caccia del pareggio. Un'altra conclusione, palla fuori, c'è stata però una deviazione da parte di Fior del Mondo, si riprenderà con il calcio d'angolo per il Città Futura Montecchio. Pallone calciato forte all'interno dell'area, non c'è nessuno pronto a raccogliere questo passaggio, nulla di fatto. Argenziano dice qualcosa a Campofredano, Cacchione in posta, riceve nuovamente Giovanni Campofredano, poi Guido, pallone di ritorno, l'ottima diagonale da parte di Andrea Magnoni che ferma tutto, così come è puntuale e decisivo l'intervento in scivolata da parte di Guido Campofredano sull'imbucata dalla parte opposta a servire Isa. Stava per ricevere un pallone in una mattonella davvero pericolosa per l'Anco Nova Marmi. Un'altra botta dalla distanza, rasoterra stavolta, pallone che non trova la porta, difesa del Fior del Mondo, appoggio corto con le mani per servire Forlì, palla persa subito però, ripartenza Branco Orsini, la sua conclusione va a colpire il palo del Città Futura Montecchio che ha sfiorato il raddoppio, brivido per l'Anco Nova Marmi, ancora la chance del pareggio sul destro di Edoardo Forlì e c'è la gran replica, la gran risposta da parte di Pomiglio, occasionissime prima da una parte per l'Anco Nova Marmi, scusate, per il Città Futura Montecchio, poi dalla parte opposta per l'Anco Nova Marmi, non si sblocca più però il punteggio, il tabellone indica sempre l'1-0 per il quintetto di Andrea Carnaroli che ora perde palla, si scopre 3 contro 2, cerca il dribbling Campofredano, poi pallone messo sul secondo palo e il gemello non riesce nella deviazione,
praticamente a 10 centimetri dalla linea di porta. Incredibile il gol divorato anche in questo caso dall'Ancona Marmi. C'è da dire però a difesa di Guido Campofredano che l'assist era praticamente un tiro molto molto forte, e quindi non ha avuto il tempo di pensare di elaborare la deviazione migliore il giocatore maglia numero 11, appunto Guido Campofredano. Resta il fatto però che l'Ancona Marmi ha sfiorato nuovamente il pareggio. Di nuovo la squadra di Argenziano in avanti, tiene un calcio d'angolo, sia così, palla sulla lunetta del corner, palla indietro per il sinistro di Cacchione, sarà di nuovo corner, di nuovo calcio d'angolo, c'è stata una deviazione ulteriore. Conta il direttore di gara, attenzione, fa in tempo a calciare la formazione in maglia rossa, poi però perde il pallone, attenzione a Isa, punta uno contro uno l'avversario, Isa arriva sotto porta, tempestiva l'uscita di fuori del mondo che poi invece viene salvato dai compagni sulla linea di porta. Isa davvero devastante quando punta il suo diretto marcatore uno contro uno, difficilissimo contenerlo, abile tecnicamente, potentissimo nello scatto. E allora si è reso nuovamente pericoloso dalle parti dell'area di rigore dell'Ancona Marmi il giocatore in maglia numero 8, che sin qui decide il match. Ora è tornato in panchina il numero 8, mentre l'Ancona Marmi produce un nuovo attacco, cade a terra Altieri, tiene un calcio di punizione. Siamo più o meno a 12 metri dalla linea di porta avversaria. Prova lo schema l'Ancona Marmi. C'è l'inserimento e la conclusione. Non abbiamo visto chi è stato a calciare. La conclusione, la posizione molto interessante per la squadra di Carmine Argenziano. Se l'è cavata però il portiere del Città Futura Montecchio, che abbiamo visto in panchina, pronto a inserire il portiere di movimento, o quantomeno c'era un giocatore con la maglia col buco. Si trattava di Matteo Tiberi. Forse mister Cannaroli può aver pensato all'inserimento appunto di Tiberi per mantenere il possesso palla, una sorta di difesa in superiorità numerica, però per adesso è una opzione cancellata o come minimo rimandata, perché continua a mantenere il posto fra i pali Massimo Pomiglio. In avanti il Città Futura Montecchio, la conclusione potente da parte di Cesare Miccio, la risposta da parte di Fior del Mondo. Palla in fallo laterale, vedete, si sbraccia Carmine Argenziano, non soddisfatto, mentre vedete Tiberi, sì, è entrato in campo ma con la sua maglia numero 3 classica, diciamo così, forse più semplicemente una casacca bucata il giocatore del Città Futura Montecchio, chi lo sa. Comunque attacca ora la formazione di mister Carnaroli con Miccio sulla sinistra, buono il suo controllo e buona la sua gestione palla, possesso prolungato per la squadra della provincia di Pesaro, con il petto appoggio un po' scomodo verso Fior del Mondo da parte di Campofredano, che spazza via senza pensarci troppo a lungo. Ora c'è una punizione per l'Ancona Marmi, vedete in campo c'è anche Roberto Lombardi vicino al pallone, finta il tiro, va Micucci, prova la conclusione potente ma risulta imprecisa, quindi palla lontana dalla porta difesa da Pomiglio. Appoggio corto per Tiberi, sempre 0-1, siamo oltre la linea di metà secondo tempo, ultimo quarto di gara. Palla recuperata da Lombardi, poi Guido Campofredano per Lombardi sulla sinistra, pallone dentro, il piattone vincente che vale l'1-1, porta la firma di Altieri, poi c'è la guerra per la conquista del pallone. Da regolamento il giocatore del Città Futura Montecchio non potrebbe andare a riprendere il pallone, l'arbitro, diciamo così, lo grazia. Ottimo l'attacco da parte dell'Ancona Marmi con Lombardi, che serve un pallone pressoché perfetto su cui c'è scritto solamente spingere, e missione compiuta alla perfezione da Altieri, che ha seguito bene lo sviluppo della manovra e quindi da due passi poi non ha potuto far altro che infilare la porta avversaria. Parità ristabilita, match di nuovo in equilibrio 1-1. Nel primo tempo il gol del numero 8 Isa Besmir dalla parte opposta,
a segno lo stesso il numero 8 Alex Altieri. Qua c'è un palo colpito dalla Città Futura Montecchio che subito si riporta velenosamente in avanti, colpisce un altro palo, il secondo per la formazione di Andrea Carnaroli. Adesso pallone fra i piedi dell'Ancona Marmi, Micucci per Guido Campofredano, pallone sbagliato, allora Isa, ancora un dribbling secco, Isa cerca l'assist per Tiberi che però si era fermato e allora sfuma così l'attacco della Città Futura Montecchio, mentre l'Ancona Marmi effettua un cambio, fuori Micucci, dentro Cacchione. Ora Tiberi, palla non trovata da Campofredano, calcio di punizione per il Città Futura Montecchio. Punizione battuta da Temperini, ha calciato addosso un avversario, forse voleva scaturire dar luogo ad un'ammonizione, invece l'arbitro va a far segno che doveva fischiare lui, quindi si riprende praticamente dal cerchio di centrocampo. Punizione per il Città Futura Montecchio, palla sulla destra, poi centralmente di nuovo Tiberi, l'imbucata intercettata da Giovanni Campofredano, prova a ripartire con velocità, poi cade a terra Lombardi, subisce il fallo e stavolta il calcio di punizione è per i padroni di casa, mentre viene segnalato che si tratta del quinto fallo a carico della Città Futura Montecchio, che quindi in queste battute finali del match deve stare attento a non commettere più scorrettezze per non mandare al tiro libero appunto l'Ancona Marmi, che ora cambia gioco, pallone alzato e poi messo a terra da Altieri, prova il dribbling, lo spunto viene stoppato molto bene da Matteo Tiberi, poi ci prova Guido Campofredano che invoca il pallone, non vuole perdere nemmeno un istante. Rimessa laterale, tocco all'indietro, il destro potente di Cacchione, nuovamente contratto da un avversario, anzi deviato da un avversario. Rimessa laterale o calcio d'angolo e corner. Giovanni Campofredano per Cacchione, ancora il suo tiro viene respinto. Recupera lo stesso numero 5 il pallone, tocco corto. Ancona Marmi che avanza, sfera per Lombardi, suo l'assist prezioso, preciso per Altieri in occasione dell'1-1. Si fa vedere centralmente Lombardi, non riceve, poi passaggio sbagliato, allora Tiberi, gran chiusura però di Cacchione che rimedia, poi attacca sulla destra Cacchione, scivola al momento della conclusione e sbatte forse anche la testa. Si becca un po' con il numero 7 Giacomo Temperini. L'arbitro dice alla panchina dell'Ancona Marmi, ha sbattuto la testa e giustamente ci vogliono dei soccorsi mirati. Sempre stare molto attenti a questo tipo di impatti. Vedete anche Sergio Massi preoccupato per il suo giocatore, che però sembra potersi ristabilire prontamente. Per fortuna nulla di grave, allora si può riprendere a giocare. Calcio d'angolo, fallisce la conclusione Lombardi, abile però poi nel primo dribbling, non nel secondo perché viene fermato bene da Temperini. Riparte Città Futura Montecchio sulla destra con Clerici, anzi era, sì, era Clerici, numero 9. Temperini si fa incontro, riceve adesso Isa centralmente, attenzione, cerca un barco per calciare, invece appoggia sulla destra per Clerici, la sua conclusione viene respinta in affanno dalla retroguardia dell'Ancona Marmi, pericolo proprio allo scadere del tempo, del secondo tempo e quindi della gara. Spazza via la difesa in maglia rossa, forse l'ultimo attacco del Città Futura Montecchio. Tiberi per Isa, pallone in parallela
verso Clerici, contrasto regolare secondo il direttore di gara, si arrabbia Carmine Argenziano, il tecnico dell'Anconova Marmi. Clerici per Temperini, fastidito da Guido Campofredano, poi il pallone all'indietro per Pomiglio, ora Tiberi alza la testa, vediamo se c'è tempo ancora per andare alla conclusione. Isa, contrasto con Campofredano che è bravo a fermarlo, poi pallone spedito in fallo laterale, controlla il cronometro il direttore di gara, fischio in bocca, arriva qua il triplice fischio e allora questa sfida valida per la decima giornata del girone A di Serie C2 finisce in parità 1-1. Verrebbe da dire giusto così per le occasioni che vi abbiamo esibito e che ci siamo annotati, un gol per tempo, prestazioni più o meno speculari con modi di giocare completamente differenti, però insomma alla fine efficacia simile da una parte e dall'altra. Nel primo tempo il gol di Besmi Risa, nella ripresa il pareggio di Alex Altieri. Una partita che abbiamo un po' sofferto, abbiamo giocato in difesa, però sul risultato di 1-0 ci credevamo, potevamo sfruttare meglio le ripartenze, invece abbiamo subito sto ennesimo gol su una palla persa in fase offensiva, però un pareggio sicuramente giusto. Ci manca qualcosa in più per portare a casa i risultati, sottoporta non siamo aggressivi, cinici come dovremmo essere, anche il gioco un po' è latitante, però cerchiamo di, siccome siamo una squadra nuova, un'amalgama di due squadre, cerchiamo di col tempo di riuscire a fare sempre meglio. Cerchiamo di fare un campionato dignitoso, questo è quello che ci siamo prefissi all'inizio. L'inizio è stato molto buono, poi abbiamo avuto tre sconfitte consecutive, speriamo di riprenderci e di portare più punti per raggiungere minimo la salvezza. E all'inizio abbiamo provato ad aggredire gli altri, abbiamo avuto varie occasioni, anche in superiorità numerica non l'abbiamo sfruttata. Poi un errore nostro che potevamo evitare su gol loro. Abbiamo continuato ad alzare la pressione, il gol non veniva, poi alla fine per fortuna l'abbiamo agguantato. Comunque siamo contenti, soddisfatti, perché è il quarto risultato consecutivo, quindi per la salvezza è un punto che ci fa comodo. Sta facendo un bel campionato, infatti venerdì sarà tosta, noi comunque ce la mettiamo tutta, non abbiamo paura di nessuno, il campo alla fine si decide tutto sul campo, quindi ce la giochiamo con tutte. Sì, ci crediamo, anche perché noi siamo partiti per la salvezza, ora i punti che stiamo facendo ci fanno comodo, quindi tutto quello che verrà è sempre un di più. Comunque rimaniamo coi piedi per terra perché il nostro obiettivo è la salvezza.